Vedo che si toglie la mascherina, possiamo almeno visto che parliamo, se no diventa complicato. Gente capace di parlare con... In Parlamento si tiene la mascherina sempre, è faticosissimo. Quindi, grazie. Siamo tutti quelli possibilmente convocati a questo incontro, quindi io saluto tutti, sia quelli presenti, sia coloro che sono presenti in streaming, secondo le modalità che noi conosciamo, le attuali modalità che noi conosciamo. Questa è la prima lezione che inaugura il corso di alta formazione politica sul futuro della democrazia in Europa, che l'Istituto Sturzo, con il sostegno di Banca Intesa, farà per il primo anno e che inizierà a metà di marzo. Noi abbiamo chiesto alla ministra Cartabia di venire qui, proprio in questa occasione. Naturalmente lo scopo della scuola è uno scopo, come dice la stessa denominazione, di formazione, perché tutti riteniamo che oggi se c'è una carenza forte nella coscienza civica degli italiani è la formazione, il sapere di cosa si tratta nella vita civile e nella vita politica. Per tanti motivi, non solamente per ignoranza, ma diciamo per distrazione, per distorsioni che i mass media danno della vita, poi distorsioni non è un giudizio critico, ma è forse per la rapidità e la velocità con cui passano le notizie che spesso si fanno delle confusioni. Quindi noi offriamo, insieme ad altri corsi di formazione, che stanno facendo partiti privati, offriamo questo strumento di formazione. E abbiamo affidato, io la ringrazio molto, noi tutti la ringraziamo, ci sentiamo onorati della sua presenza, proprio questo tema, la svolta della giustizia, mi pare che si chiama un bellissimo tema, ambizioso, come è ambiziosa la signora Cartabia, ambiziosa di risultati positivi. Questo dice... Naturalmente tutti quanti sappiamo, è noto a tutti, che la scelta della ministra Cartabia è stata una scelta fondata su un formidabile curriculum accademico, nazionale e internazionale, ha lavorato anche per la Commissione europea, me lo ricordo un po' di anni fa, e ovviamente soprattutto per l'impegno che ha svolto come Presidente della Corte Costituzionale, che come sappiamo è un impegno di correzione, di verifica delle leggi e quindi diciamo è un impegno che è straordinariamente importante e sensibile, insomma. Ora la Ministra è stata scelta appunto nel governo Draghi con delle incombenze particolari. Compenze pratiche, senza sottovalutare il termine, di dare risposte concrete e rapide a quelle che sono le esigenze poste dal piano nazionale dal PNRR. E mi pare che con caparbietà tutta femminile la signora Cartabia stia andando avanti, direi con un ritmo un po' diverso da quello degli altri, non è una critica insomma. No, quello che voglio sottolineare è che la ministra Cartabia opera in un settore, su una materia particolarmente delicata, storicamente delicata. Non è una materia di questi giorni, è una materia che riguarda la nostra storia intera. Noi sappiamo che nel complesso di riforme la ministra Cartabia ha già affrontato le riforme del processo penale,
le riforme del processo civile, ha approvato, o ha fatto approvare insieme al Presidente Draghi, il pacchetto che riguarda la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e anche, diciamo, la regolarizzazione della mobilità dei magistrati nei ruoli elettivi, amministrativi, eccetera. Tutte materie delicatissime per chi ha un minimo di conoscenza della struttura giudiziaria. Naturalmente queste sono riforme che, almeno io, ma credo molti di noi, ci auguriamo che vadano in porto, con il sigillo naturalmente della volontà politica del Parlamento, ma non finisce qui, perché questo complesso di riforme poi prevede l'intervento del Ministro anche in sede di organizzazione e di verifica del loro svolgimento nella giurisdizione. Riforme che cadono anche, è inutile nasconderlo, in un contesto politico-istituzionale direi non particolarmente attrezzato, o perlomeno con molti pareri discordi al suo interno in ordine alla tematica della giustizia. E quindi produrre una svolta della giustizia è importante e incuriosisce molto. Io mi permetto, senza perdere tempo, visto solo perché siamo qui nell'Istituto Sturzo, mi sembra che può essere interessante pensare che proprio questo sacerdote, Luigi Sturzo, dagli inizi del Novecento fino a tutto il corso della sua lunga vita, ha ragionato più volte in materia di giustizia. Come la giustizia si è susseguita, i temi, le svolte della giustizia si sono susseguite nel tempo. Infatti corse tra i primi in Europa, e dato che con la crisi degli stati di diritto liberali e con l'avvento delle democrazie si trasformava inevitabilmente il vecchio modello di legalità. Quel modello per il quale la legalità era intesa come l'esercizio della legalità intesa come esercizio di razionalità senza passione, che era il fondamento giuridico greco-romano della giustizia, dell'esercizio della giustizia. Un fondamento per il quale nei secoli la procedura, il processo della legislazione è stato messo in capo allo Stato per secoli, almeno dal 600 in poi, e con, diciamo, la condizione, del resto mai sottoscritta in pieno, che a questo esercizio della legislazione facevano d'orientamento dei criteri etici. Come l'hanno fatto o come avrebbero dovuto farlo è questione degli storici, insomma. Io direi che è stato più che altro una dedica formale agli orientamenti etici. Allora, il cambiamento in democrazia qual è? E Sturzo lo disse prima ancora che arrivassero le democrazie, che si succedessero, almeno nell'Europa continentale, le democrazie. Il capovolgimento è che il possessore della razionalità non era più lo Stato. E quindi la legalità passava dallo Stato, dalla norma statale, dalla norma astratta, andava in capo ai partiti o comunque al sistema politico che si organizzava. E questa è stata una grossa rivoluzione, un dato estremamente importante. Queste cose qua Sturzo parlava e scriveva 20 o 30 anni prima di Dworkin e dell'altro, quindi ebbe queste intuizioni piuttosto importanti. Ora, il passaggio dalla norma astratta al potere, comunque all'attività, all'azione politica nel sistema democratico è ovviamente una realtà che non si pone più appunto come norma, ma che si rifà nei maggiori e nei migliori sistemi liberal democratici, si rifà a dei principi, e che non possono che essere dei principi costituzionali. Il principio costituzionale è ciò che legittima la svolta e che dà i limiti alla svolta. E questa è una cosina non semplice da capire. A me, detto dall'esterno, certe volte pare che non si capisca all'interno del sistema politico.
c'è la legittimazione a cambiare, ma non si capisce che in quella legittimazione c'è un limite al cambiamento. Non è che si cambia nella giustizia giusto perché c'è una prevalenza, perché il cosiddetto popolo, tra virgolette, reclama delle cose. I margini sono nella Costituzione. In tutto questo, se questo è vero, io credo che sia vero, nel discorso che si raccoglie nei principi non c'è solamente l'unum, l'idem sentire della Repubblica, ma c'è implicito anche una identificazione morale con questi principi. Quindi c'è un'adesione morale ai principi, non solamente un'adesione formale, il fatto che noi facciamo parte di questo Parlamento perché crediamo nel sistema democratico. Credere nel sistema democratico significa avere anche un'attenzione morale nella sopravvivenza, quindi sui fini, sui metodi e sui fini della democrazia, e quindi anche sui metodi e sui fini dell'azione giurisdizionale. Ora, tutto questo è un fatto che secondo me può introdurre il tema della svolta di cui ci parlerà la professoressa Cartabia. Io sono ancora grato. Quindi, prego. Grazie. Ditemi se ho acceso il microfono. No, sì. Sono accesi sempre. Grazie Presidente, grazie anche di questa splendida introduzione che immediatamente riaccende le mie nostalgie di studiosa. Mi verrebbe da chiederle: ma dove Sturzo ha scritto queste cose, così che io possa andare a rileggermele, e la voglia di avere il tempo di riprendere delle riflessioni in profondità su delle affermazioni che riecheggiano in modo così armonioso nei miei pensieri, diciamo così, quasi incontenibile. E intanto complimenti per questa iniziativa, di formazione politica, democrazia in Europa dopo la pandemia. Doppi complimenti sia per l'iniziativa in sé, quanto abbiamo bisogno tutti come cittadini, oltre che come paese che ha bisogno di avere sempre una classe dirigente all'altezza delle sfide che deve compiere, di formazione politica, di riflessione sul nostro stare insieme, sul nostro essere parte della polis, di una civiltà comune, e di farlo in questi termini, dove la parola democrazia e la parola Europa sono coniugate una accanto all'altra. E vorrei partire proprio da qui, da questa considerazione, da questa cornice europea nella quale avete deciso di collocare le riflessioni e scandire il percorso di questo corso di formazione, partendo da un'affermazione che forse potrà sembrarvi inattesa se non stravagante, e cioè che un motore non remoto di questa svolta a cui cerchiamo di dare il nostro contributo, il nostro impulso nel campo della giustizia, viene proprio dall'Europa. Perché dico un'affermazione che può sembrare singolare per certi aspetti? Beh, perché l'ambito della giustizia o l'esercizio della giurisdizione in senso stretto per molto tempo è stato quasi refrattario al processo di integrazione europea, benché il diritto in quanto tale, la legislazione, abbia costituito un'ossatura fondamentale per la costruzione dell'Unione Europea, di per sé il sistema giudiziario, il sistema giurisdizionale, il processo, invece è sempre parso essere un attributo tipico della sovranità, per cui difficilmente si poteva immaginare che l'Europa potesse avere qualcosa da dire di così specifico e pertinente sui sistemi giudiziari dei singoli Paesi membri. Per tante ragioni, un po' per questa gelosia degli Stati rispetto al loro sistema giudiziario, un po' anche perché l'Europa è composta di tanti Paesi con tradizioni molto diverse dal punto di vista della giurisdizione, no? Anche soltanto la distinzione giudici ordinari e giudici amministrativi, che appartiene sicuramente ad alcuni paesi, alla Francia insieme a noi innanzitutto, altrove del tutto sconosciuta. Per cui
Non è stato dall'inizio e non è stato scontato questo lavoro comune in ambito europeo sul terreno specifico della giustizia. Certamente non è nemmeno però un'acquisizione solo dell'ultima ora, perché lo sappiamo bene, la cooperazione giudiziaria entra nell'Unione Europea con il Trattato di Maastricht nel 1992, da lì in poi i consigli dell'Unione si arricchiscono di questa nuova formazione, la formazione GAI, Giustizia e Affari Interni, e il sistema giudiziario inizia a diventare il terzo pilastro dell'Unione, poi pienamente comunitarizzato con il Trattato di Amsterdam. Dunque già negli anni 90 si stava sviluppando una forma di cooperazione che ha portato alla nascita di strumenti importanti come Eurojust, oppure strumento come il mandato d'arresto europeo. Insomma, c'è una tradizione, però è in anni recenti, anzi direi recentissimi, negli ultimi anni, che c'è un vero e proprio salto di qualità dell'intervento dell'Unione Europea in questi ambiti, proprio legato agli ultimi 2 o 3 anni, e questo salto di qualità ha a che fare con, come spesso accade, con la crisi che si è determinata in alcuni sistemi nazionali, in particolare il caso della Polonia e dell'Ungheria, che hanno portato alla luce in Europa come il funzionamento corretto, sano, delle istituzioni giurisdizionali sia una condizione indispensabile anche per il funzionamento dell'intera integrazione. Ed è da lì, in risposta a quelle crisi dove l'indipendenza del potere giudiziario è stato messo, diciamo così, in grave difficoltà, che è nata una risposta nuova da parte dell'Unione Europea attraverso il cosiddetto sistema, meccanismo di monitoraggio sul rispetto della rule of law, dello Stato di diritto, che ha portato l'Unione Europea proprio a mettere in campo un'azione permanente di vigilanza sui singoli Stati membri, che ogni anno, ne abbiamo 2 ora di questi rapporti, il primo del 2020, il secondo del 2021, che monitora lo stato di salute del rispetto di quei valori fondamentali dell'Unione Europea che sono enunciati nell'articolo 2 del Trattato dell'Unione. Tra questi, in particolare, il rapporto sullo Stato di diritto pone una particolare attenzione a 4 capitoli. Uno, la legislazione sul sistema dell'anticorruzione. Il secondo è il pluralismo nei media. Il terzo, un adeguato rispetto della separazione del bilanciamento dei poteri. E il quarto, che ci interessa più da vicino, è il corretto funzionamento del sistema giudiziario. Dunque, diciamo così, una nuova attenzione dell'Unione Europea, rinnovata proprio in anni recenti, direi un po' più comprensiva, che va al di là dei singoli strumenti di cooperazione fra gli Stati, ma che guarda al funzionamento dello Stato di diritto nel suo insieme, perché, come dicono questi rapporti, per funzionare l'Unione Europea ha bisogno di un ecosistema dove, usa proprio questa parola, di un ecosistema dove le istituzioni funzionino in modo sano, un ambiente sano e salubre per il dispiegarsi della vita democratica. Ora, in questi rapporti e in questa attenzione rinnovata che l'Unione Europea ha sullo Stato di diritto, è interessante notare come viene declinata l'analisi del funzionamento dei sistemi giudiziari, perché l'Unione Europea usa sempre, direi, una trinità di parole che sono sempre unite l'una all'altra per quanto riguarda il sistema giurisdizionale. Dice: occorre che ci siano giudici e sistemi giudiziari indipendenti, di qualità ed efficienti. È interessante, questo lo sottolinea sempre il commissario alla DG Justice Didier Reynders, non solo indipendenza, ma indipendenza, qualità e efficienza. Questo è l'approccio che l'Unione Europea ha nello sguardo che tiene sui nostri sistemi giudiziari nazionali. E perché
questo ampliamento, mentre nella nostra tradizione il vocabolario tipico costituzionale sul sistema giudiziario è semmai imparzialità, indipendenza, terzietà del giudice. Si guarda fondamentalmente, secondo la tradizione degli stati liberali, essenzialmente alla libertà del potere giudiziario dalle interferenze col potere politico o dalle interferenze interne che possono mettere a repentaglio la posizione di terzietà del giudice. L'Unione Europea aggiunge degli elementi diversi, mantiene ferma la costruzione dello Stato liberale che punta sull'indipendenza del sistema giudiziario, ma lo completa con una particolare attenzione alla qualità e all'efficienza. Perché? Qual è il fondamento di valore? È una deriva efficientistica, come ogni tanto si dice nel dibattito pubblico, che anche noi stiamo introducendo nel sistema giustizia e pertanto pericolosa, perché potrebbe andare a detrimento invece della qualità del giudicare. No, non è questo. È che già nel patrimonio europeo, anche della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, oltre che dell'Unione Europea, si è sottolineato come la tutela giurisdizionale dei diritti della persona, delle posizioni giuridiche soggettive, è vanificata da un sistema che non è efficiente. E infatti il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto ai singoli cittadini nel linguaggio europeo è sempre declinato in questi termini: diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Perché? Basta chiederlo a qualunque cittadino, a qualunque imprenditore, a qualunque operatore economico, perché se il mio diritto viene sì riconosciuto, tutelato correttamente, magari corredato anche da un'ampia motivazione della decisione del giudice, ma questo avviene con ritardo, 2, 5, 10, 20 anni dopo, a quel punto il valore di quella tutela è pregiudicato. Perde la sua incisività nella vita concreta delle persone. Di qui questo approccio dell'Unione Europea a uno sguardo, a un funzionamento sui sistemi giurisdizionali che siano pienamente indipendenti, di alta qualità professionale, ma anche efficienti nella loro tempestività di risposta alle richieste di tutela da parte dei cittadini. Ed infatti, quando noi andiamo a vedere come è valutata l'Italia in questi rapporti sulla rule of law, troviamo parole di grande apprezzamento per alcuni aspetti del funzionamento del nostro sistema giudiziario. Per esempio, anche sul sistema dell'anticorruzione si dà atto che abbiamo una struttura normativa molto compiuta e molto evoluta. Il punto di difficoltà su cui ormai da tempo l'Unione Europea pone attenzione invece per il sistema italiano è proprio quella dell'efficienza dei tempi della giustizia. E qui chiunque di noi abbia avuto a che fare, io diciamo così, posso raccontarvi delle statistiche così come posso raccontarvi storie personali di mille persone, ma tutti noi sappiamo, non c'è bisogno di indugiare troppo sul fatto che c'è un grande spazio di miglioramento sul profilo dei tempi. E infatti nella contrattazione del PNRR, che è stato il primo compito che questo governo si è trovato a svolgere esattamente un anno fa quando ci siamo insediati, il grande lavoro di confronto con la Commissione europea è stato quello di stabilire quali impegni ci potevamo prendere, e lo sappiamo, ci siamo presi degli impegni sì ambiziosi, per usare una parola che è stata usata dal Presidente Antonetti, cioè ridurre del 40% i tempi del processo civile, del 25% i tempi del processo penale, ridurre del 90% l'arretrato nella giurisdizione ordinaria e del 70% nella giustizia amministrativa, e poi la riforma del sistema tributario e tante tante altre cose. Ma vorrei che questo impegno fosse colto in tutto il suo significato di valore. Qui si può parlare dei valori sottostanti e vorrei sottolineare o cogliere questa occasione per far emergere questo sostrato. Non è una deriva aziendalistica della giustizia, non è una deriva efficientistica, è
l'effettività dei diritti delle persone che c'è in gioco per quando noi lavoriamo sui tempi della giustizia. Processi irragionevolmente lunghi rappresentano un vulnus per tutti, per gli indagati, per gli imputati che subiscono oltre il necessario la pena del processo e il connesso effetto di stigmatizzazione sociale, per i condannati, anche perché spesso si trovano a dover eseguire una pena a distanza di molti anni, quando ben possono essere, per lo più sono, persone diverse da quelle che hanno commesso il reato, per gli innocenti che hanno ingiustamente subito oltre misura il peso di un processo che può aver distrutto relazioni personali e professionali, e soprattutto per le vittime, per la società, che non ottengono in tempi ragionevoli un accertamento dei fatti, delle responsabilità, come è doveroso in un sistema di giustizia che aspiri ad assicurare la necessaria coesione sociale. Insomma, più ho riflettuto su questo compito che mi è stato affidato, tra l'altro anche ispirata dalla lettura di testimonianze varie lasciate da chi mi ha preceduto in via Arenula, in quella scomodissima posizione che è quella del Ministero della Giustizia, e più mi sono nutrita della convinzione che i grandi, nobili principi costituzionali ed europei, che sono la mia unica fonte di ispirazione in questo lavoro al Ministero della Giustizia, perché non ho un mio programma politico da portare avanti e non intendo averlo, se non quello di inverare sempre di più quella ricchezza dei principi costituzionali che abbiamo imparato anche con il Presidente Coraggio a coltivare, a ammirare, oltre che a far vivere in tanti anni di lavoro alla Corte Costituzionale. Quei principi hanno bisogno anche di una pragmatica concretezza per poter diventare un tessuto vivo della nostra vita sociale, e spesso ho riflettuto e ho sottolineato il fatto che per esempio nell'epoca dei grandi processi, della grande lotta dello Stato contro la mafia, che ricorderemo a breve, no? Saranno i 30 anni a maggio, il contributo del Ministro della Giustizia, quell'epoca era Mino Martinazzoli, non fu quello di avere la grande intuizione processuale, quello fu il compito dei giudici. Cosa fece il Ministro? Costruì l'aula bunker. E si preoccupò di garantire che tutti i testimoni avessero sempre anche un cibo che non fosse avvelenato da chi voleva in qualche modo tappare la bocca a chi stava confessando. Cioè un lavoro di servizio, perché poi alla fine il Ministero della Giustizia è questo, è proprio una struttura di servizio ai giudici, agli uffici giudiziari, per assicurare le necessarie risorse umane e materiali e per permettere che questa funzione giurisdizionale sia svolta secondo appunto quello che richiede la Costituzione. L'articolo 110 della Costituzione dice proprio: il Ministero della Giustizia assicura l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia. La giustizia è un servizio pubblico, al pari di un servizio sanitario, di un servizio di istruzione scolastica. È un servizio pubblico che deve poter funzionare per rispondere ai bisogni dei cittadini. E allora è questo quello che abbiamo fatto in questi mesi. Il Presidente ha già citato le riforme del processo penale e del processo civile, ci sono stati anche tanti altri interventi normativi che adesso non voglio stare a enucleare. Vorrei darvi però, diciamo così, qualche linea dello sguardo d'insieme di come abbiamo lavorato e soffermarmi su un aspetto che io reputo particolarmente qualificante del lavoro svolto in questo primo anno all'attività di governo. Intanto uno sguardo d'insieme, secondo me, si presta a una lettura attraverso tre linee che attraversano trasversalmente tutti gli interventi, le riforme e quelle invece di tipo organizzativo. Innanzitutto vorrei dirvi che molte delle idee, anche le più creative che abbiamo messo in campo, sono nate dalla crisi.
Ed è bello dirlo qui nel contesto, diciamo così, in cui l'Europa avvolge un po' sempre i nostri pensieri, perché se noi ci pensiamo bene, anche l'Unione Europea è una creatura della crisi, no? È così. Le grandi riforme avvengono. Nascono nel momento di crisi, perché lì, io questo lo posso testimoniare, veramente è stato per molti aspetti una prova, ma è stata anche una grande opportunità, perché è stato il momento in cui le modalità consolidate, anche che si ripetono per inerzia, di svolgimento di certe attività, non possono più funzionare. No? La prima cosa che mi sono trovata a dover reinventare, per esempio, è stato l'esame per l'abilitazione alla professione forense. C'erano 26.000 ragazzi che aspettavano da più di 2 anni di poter fare l'abilitazione forense, si era bloccata per via della pandemia come tante cose. E lì eravamo di fronte a un'alternativa. O dire buttiamo la palla più in là e vediamo cosa succede l'anno prossimo, cosa cambia. Io devo dire che lì forse anche un po' il mio dato biografico dei figli in età, diciamo così, di università e fine università, non me la sono sentita. Mi sembrava spegnere l'impeto creativo, di slancio, di visione che c'è in quella fase della vita dei ragazzi, lasciando calare su di loro la cappa di un'incertezza e di una nebbia che non sapevamo quando sarebbe finita. E allora lì, nel bene o nel male, ci siamo inventati una nuova modalità, pregi, difetti, ma che alla fine ha funzionato, e gli stessi avvocati ci hanno chiesto di ripetere anche quest'anno. Ecco, non so se poi si stabilizzerà in questi termini oppure diventerà la base per una nuova riforma dell'abilitazione alla professione forense, ma certamente ha introdotto un elemento nuovo, che è quello che, anziché verificare soltanto la cultura giuridica in senso stretto del candidato, cosa che rimane in particolare con un orale importante, questa prova invece in cui si testa l'abilità di fronte a un problema inedito che il ragazzo può aver visto nei suoi anni di pratica, a impostare la risposta a un problema giuridico, quindi un approccio più di problem solving, di molto più simile a quello che accade poi nella vita quotidiana della vita di un avvocato. Ecco, questo esempio perché l'ho fatto? Perché è un po' la cifra di tanti interventi che sono stati portati avanti in questo anno al Ministero della Giustizia, cioè quello di un rinnovamento del sistema della giustizia cogliendo gli spunti della crisi che ha scardinato alcuni aspetti, alcune modalità e che ci ha posto davanti alla necessità di modificare le nostre abitudini. Per esempio, di nuovo anche alla Corte Costituzionale avevamo avuto lo stesso tipo di sfida, dovevamo proseguire l'attività della Corte in piena pandemia e sono state introdotte delle forme di modalità di videoconferenze per svolgere le attività, un inizio di dematerializzazione dei documenti, no? Dei flussi documentali digitalizzati che avrebbero, in assenza della crisi, incontrate molte più resistenze e molta più fatica, perché è un'innovazione che ha i suoi problemi, ha le sue criticità, ma che sotto l'urgenza del dover assicurare la continuità del servizio ha trovato anche un terreno più favorevole. Quindi di questo anno, questa svolta, la crisi è stato un fattore di problemi, un fautrice di problemi, ma anche di grandi spinte verso l'innovatore, verso una propulsione, verso terreni fino a quel momento inesplorati. Il secondo grande fattore propulsore, l'ho già detto, è la cornice europea, il fattore Europa, dove una parte non secondaria della grande innovazione è legata alla disponibilità dei fondi. Questo il PNRR ha messo nella disponibilità del Ministero della Giustizia una ingente quantità di fondi per assunzioni straordinarie del personale, per interventi sull'edilizia giudiziaria, per la digitalizzazione, principalmente in questi 3 ambiti, che sono indispensabili,
perché io ho letto testimonianze che venivano da cittadini comuni in cui, lo sappiamo bene, tante volte i processi vengono rinviati o subiscono ritardi, non per quei luoghi comuni che io non voglio neanche più sentire del si lavora poco, no, è perché manca il personale amministrativo o perché mancano le aule adeguate o per altre disfunzioni, per esempio nel sistema del processo civile o telematico, eccetera. Quindi il sistema delle infrastrutture ha bisogno di essere corroborato, di essere solido, di essere ben funzionante, perché altrimenti il sistema giustizia non può svolgere le sue funzioni. Il PNRR è una possibilità, come lo è in altri settori dell'ordinamento, di un grande rinnovamento, di un grande cambiamento. Ma anche sotto altri profili ci sono state tante spinte che venivano dall'Europa. Per esempio, è nata in questi mesi, poco dopo il mio insediamento con questo governo, la Procura Europea, detta EPPO, che è una struttura nuova, sono procuratori nazionali, sono giudici nazionali che si occupano fondamentalmente di frodi o comunque di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Sono 22 persone che sono dedicate a questo e sono coordinate poi a livello centrale a Bruxelles dal procuratore europeo, in questo momento una rumena, Laura Covesi, che hanno questa specializzazione indispensabile, per esempio, per garantire che questo enorme flusso di denaro che sta arrivando col PNRR arrivi alla destinazione giusta e non trovi vie distorte o non venga intercettato da chi non lo deve intercettare. Per cui, di nuovo, l'Europa che mette in moto una nuova struttura, un'innovazione importante, particolarmente agguerrita sulla vigilanza e dell'antifrode, almeno per ciò che riguarda i finanziamenti europei, ma anche tante altre attuazioni di direttive. Avrete sentito almeno un po' nel dibattito pubblico un certo scalpore intorno alla cosiddetta direttiva sulla presunzione di innocenza, quella normativa che noi abbiamo attuato e che va a incidere su un aspetto che veniva lamentato da tanto tempo nel dibattito pubblico, cioè del processo mediatico che finisce per anticipare anche i giudizi che poi si celebrano nei tribunali, o comunque un uso non sempre corretto dell'informazione che pur ci deve essere, ma che non può mai andare a pregiudizio della reputazione della persona che deve essere presunta non colpevole, come chiede la Costituzione, fino alla fine del giudizio. Ecco, il diritto già garantisce questa presunzione di non colpevolezza. Questa attuazione della direttiva tende a rafforzare l'effettività di quel diritto sotto il fronte mediatico, che è un fronte non secondario in un'epoca come la nostra. Il terzo fattore che è stato oggetto, diciamo così, di una grande attenzione da parte del Ministero in questo anno, di questa svolta della giustizia, è la centralità del fattore organizzativo. Fino alla nausea ho ripetuto: le riforme normative del rito, del processo vanno fatte, ma non sarà da lì che arriva unicamente quella iniezione di efficienza e di riduzione dei tempi che ci siamo prefissi di raggiungere. Il problema dei tempi della giustizia è essenzialmente un problema di organizzazione, di risorse, del personale, di tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Da questo punto di vista mi soffermo solo un istante su quella che secondo me è l'innovazione che nel tempo darà i suoi frutti più a lungo periodo, nel lungo termine, che è l'introduzione in modo sistematico e generalizzato anche in Italia dell'ufficio del processo. È una struttura che è conosciuta in quasi tutti gli altri ordinamenti in forme diverse. Nel mondo anglosassone è più il law clerk, è l'assistente personale del giudice, come lo abbiamo alla Corte Costituzionale, dove c'è una splendida squadra di diversi assistenti che sostengono l'attività del giudice, la preparano e sono un supporto importantissimo del giudice costituzionale. In altri sistemi, soprattutto quello francese e quello spagnolo, sono piuttosto delle strutture
anche dedicate all'ufficio stesso, non necessariamente all'aiuto del singolo magistrato, ma comunque strutture intermedie, diciamo così, tra le funzioni amministrative che hanno le loro necessità e hanno la loro professionalità e quella giudicante in senso proprio. Sono delle strutture intermedie che fanno un lavoro di preparazione, di istruttoria, di approfondimento della giurisprudenza, di preparazione delle bozze, di controllo dei seguiti, di organizzazione magari dei fascicoli o di gestione di casi simili che possono essere trattati serialmente. Insomma, tutto quel lavoro che è intermedio tra la funzione amministrativa e quella giudicante, ma che può dare un grande può essere un grande fattore di cambiamento, non soltanto perché alleggerisce il giudice e gli dà un aiuto in più, lo alleggerisce di certe attività consentendogli di focalizzarsi sul proprio della funzione giurisdizionale, ma anche perché, in questo è un punto in cui io credo moltissimo, perché crea un ponte fra generazioni. L'assistente del giudice normalmente è una persona che è di una generazione più giovane. Nel farsi aiutare, il giudice anche insegna, trasmette l'arte del giudicare a chi verrà dopo di lui, e nell'insegnare a sua volta viene stimolato dalla presenza di chi ha energie più fresche, un maggiore entusiasmo, magari una preparazione più aggiornata su certi fronti, essendo poco più che neolaureati quelli che appunto sono stati assunti. E qui è veramente un esercito che è entrato nella giustizia ordinaria. Da ieri in Cassazione sono entrati i primi 200, scusate, a scaglioni entrano, ma insomma in Cassazione arriveranno 200 addetti all'ufficio del processo a supporto del grande lavoro della Corte di Cassazione. Nel resto dei tribunali, delle corti di appello, stanno entrando dalla prossima settimana 8.200 circa giovani giuristi. Se voi considerate che i magistrati sono poco più di 9.000, è veramente un grande supporto che viene offerto. Ma ripeto, non è soltanto la quantità del personale, è che l'arrivo di queste persone ha messo in moto una nuova progettazione del lavoro, perché i capi degli uffici giudiziari hanno dovuto fare un lavoro, e lo hanno fatto accompagnati dal Ministero, di riflessione sulle criticità di ciascuna situazione, di ciascun ambiente, quindi preparare dei progetti a cui dedicare poi queste energie che arriveranno. È stato fatto un lavoro di formazione, si sta facendo un lavoro di formazione sia per i giovani sia per i capi degli uffici, in modo tale da accompagnare questo cambiamento dell'esercizio della funzione giurisdizionale da lavoro singolo, totalmente solipsistico, diciamo così, a un lavoro condiviso con la squadra affidata o al giudice stesso o all'ufficio o insomma più in generale alle esigenze dell'ambito a cui vengono poi assegnati questi giovani. Vedo che il mio tempo sta correndo veloce, anche perché mi devo scusare, non potrò trattenermi molto a lungo per le ragioni che ho detto prima, perché poi è stato convocato un Consiglio dei Ministri. Però vorrei dire, concludere su un altro aspetto. Siamo partiti, e avete notato come il filo conduttore di queste svolte, di queste innovazioni, abbia una matrice europea alle spalle, no? Il lavoro sulla rule of law, sull'indipendenza, sulla tutela giurisdizionale effettiva, il PNRR, tante direttive che intervengono in questi ambiti. Ma vorrei anche dire che c'è anche un processo circolare in direzione opposta. E l'Europa è una sede dove il governo deve essere presente molto seriamente in tutti gli ambiti, compresi quelli della giustizia, perché lì maturano dei grandi cambiamenti che poi si riverberano anche a livello nazionale,
ma che hanno anche proprio un terreno di coltura dove anche le nostre tradizioni, le nostre esperienze possono diventare un punto di cambiamento per l'Europa stessa. Cioè dall'Europa si riceve, c'è un processo di recezione, come si usa dire in linguaggio tecnico, discendente, di recepimento del quadro normativo europeo, ma c'è anche un processo ascendente in cui i singoli paesi danno il proprio contributo, offrono, portano qualcosa di innovativo. Ecco, io credo che su questo terreno ci stiamo muovendo con forse l'ambito in cui più innovativo, più di maggiore originalità che è contenuto nelle nostre riforme e che sta permeando anche gli ambiti europei dove siamo, è quello della giustizia riparativa, che è un capitolo importante della riforma del processo penale italiano che abbiamo messo nella legge delega, ma che ha un buon recepimento anche a livello europeo. Noi in questo momento stiamo presiedendo il Consiglio d'Europa, abbiamo la presidenza del Consiglio d'Europa in questi 6 mesi e come ministri della giustizia abbiamo fatto un raduno dei ministri della giustizia a Venezia nello scorso dicembre, un raduno che si è concluso proprio con una dichiarazione che è stata condivisa da tutti gli stati membri della Grande Europa, dei 47 della Grande Europa, la dichiarazione di Venezia sulla giustizia riparativa, che mira a mettere al centro l'esigenza della vittima e a coinvolgere attivamente attraverso mediatori professionisti in percorsi di ricucitura della lacerazione provocata dal reato, il rapporto tra reo e la vittima, ma anche con la comunità di riferimento, con l'obiettivo fondamentale di restaurare i legami e di riparare per quanto possibile le ferite lasciate dal reato, di responsabilizzare l'offensore ponendolo di fronte alle conseguenze della sua azione, guardando in faccia le proprie vittime, e porre anche le basi per una futura e più consapevole ripresa delle relazioni nei contesti di appartenenza. Questo, io credo che questo aver recepito in una dichiarazione, per quanto non vincolante, perché le dichiarazioni del Consiglio d'Europa non hanno un valore normativo giuridico vincolante, orientamenti di questa nuova visione del diritto penale, no? Non semplicemente come violazione di una regola, della regola penale, ma come lesione della dignità di una persona, lesione dei rapporti sociali, sia veramente un grande contributo che il nostro Paese può dare. È qualcosa che noi abbiamo già sperimentato anche al di fuori dall'esistenza di un tessuto normativo che lo sorreggeva attraverso delle esperienze spontanee, che sta dando una prova di straordinario beneficio per tutta la società, sia in termini di riduzione della recidiva, di alleggerimento dei procedimenti penali, ma soprattutto una nuova centralità nel diritto penale, di attenzione alla vittima che molto spesso nel processo penale resta solo sullo sfondo, perché non è, il processo penale non è innanzitutto oggetto di quella tutela. Non è uno strumento di clemenza la giustizia riparativa, per quello ci sono cose più tradizionali, c'è la grazia, c'è l'indulto, c'è l'amnistia, eccetera. È invece un'idea di processo penale che si sviluppa a fianco, in modo complementare alla giustizia penale tradizionale, e che ha proprio quell'obiettivo di prendersi cura di ciò che resta dopo la decisione del giudice. Ecco, questo linguaggio della giustizia riparativa, che è una parte importante della nostra riforma penale, sta incominciando ad approdare sui lidi europei, non soltanto in questa dichiarazione del Consiglio d'Europa, ma più recentemente nell'ultimo GAI informale Consiglio Giustizia Affari Interni, in cui ci siamo occupati del gravissimo problema dei reati d'odio,
che è un problema enorme della nostra epoca, i discorsi d'odio, i reati d'odio, quelli che nascono proprio dalla non accettazione dell'altro, no? Quelle aggressioni che nascono all'altro in quanto appartenente a una certa categoria, l'ebreo, l'oxenofobia, oppure il migrante o le donne, no? In questo ambito voi capite che ancor più di qualche mese di carcere, che pure è previsto dalla nostra normativa, quello che è importante è imparare a stare insieme, a guardare l'altro, ad accettarsi. Allora, questo discorso della giustizia riparativa in quel settore può essere davvero molto promettente. Ne abbiamo parlato in seno a questo Consiglio GAI ed è stato immediatamente recepito in una delle premesse a questa proposta normativa che la Commissione farà. Dunque, l'Europa come, diciamo, grande stimolo alle nostre svolte, grande sostegno per affrontare i nostri problemi endemici della giustizia, ma anche come grande amplificatore della creatività anche del nostro paese, che può dare il suo apporto su altri terreni a dei bisogni che sono i bisogni di tutte le nazioni, di tutti i paesi, per esempio su questi terreni che vi stavo esemplificativamente menzionando. Grazie Presidente. Io sinceramente che non immaginavo una svolta così grande, pur essendo per mestiere addetto a leggere un po' di stampa e un po' di riviste. Io la ringrazio molto, Ministro, perché ci ha dato uno squarcio imponente di un'attività grossa che ovviamente non si esaurisce in questa prima parte della sua attività di governo, ma continua. È proprio questa circolarità di funzione tra l'Europa e l'Italia, che poi insieme è una delle cose che unisce o dovrebbe unire l'Europa e il diritto. È una delle fonti, insieme al cristianesimo, una delle cose che dovrebbe unire. E in tutte e due queste realtà, queste propensioni ideali, quella giuridica diciamo, e quella cristiana, c'è sempre un rapporto molto forte. E questo che quello mi era parso, che lei mi abbia confermato, è che adesso non si è più, non fanno più da riferimento. In Europa si fa, le verità sono queste, i diritti sono quest'altri. Adesso i principi vanno incarnati. Adesso l'ultima esempio, semplificazione che facevi è francamente straordinaria. Io non immaginavo come, secondo me anche non dico semplice, ma insomma piuttosto importante vedere come vengono fuori queste nuove iniziative, certo, che non sono iniziative giuridiche, cioè non è più tot anni di pena se tu hai fatto questo reato, è la giustizia che si anima finalmente di quello spirito di cui è andata deserta nel Novecento, mica secoli fa, mica nel vecchio stato assoluto. Quindi grazie. Grazie. Noi ti concederemo per un consiglio dei ministri solo per loro. No, se c'è qualcuno che vuole intervenire, non so. Purtroppo io credo è bruttissimo non, diciamo, sottrarsi a quelle che immagino siano curiosità. Esatto, però devo dire che credo di dover adempiere a un dovere andando al Consiglio dei Ministri, che peraltro è già iniziato, per cui mi scuso enormemente. No, voi sapete che con voi c'è un dialogo aperto permanente. Tu sei anche nostra socia. Assolutamente. Ricordo, come no. Ti ho mandato da tutti più stessi. No, veramente. Quando hai tempo. Volentieri. 1902. Diceva quella roba là. Lo stato di... è finito. Questa idea della legalità mi interessa moltissimo davvero. Grazie. Grazie davvero e scusatemi questa fuga un po' veloce. No, non è una fuga, ti ringraziamo tantissimo. Grazie. Dovevo che ci fosse anche Simoncini, stasera.